Il 24 ottobre del 1940 nasce a Portonovo di Medicina, in provincia di Bologna, Giacomo Bulgarelli, uno dei centrocampisti di maggior classe nella storia del calcio italiano. Autentica bandiera del Bologna, non è assistito dalla fortuna nella sua carriera in maglia azzurra. Dopo l'eliminazione via sorteggio in semifinale alle Olimpiadi del 1960, Bulgarelli fa il suo esordio in nazionale maggiore 2 anni dopo ai mondiali in Cile. Gioca la terza gara del girone e al debutto firma subito una doppietta, che non serve tuttavia a salvare gli azzurri dall'eliminazione. L'episodio più celebre è legato ai mondiali del 1966. Bulgarelli scende in campo da capitano contro la Corea del Nord, ma il suo ginocchio, già malandato, lo costringerà a lasciare in inferiorità numerica l'Italia, che, clamorosamente sconfitta, è eliminata. L'unica soddisfazione arriva nel 1968, quando si laurea campione d'Europa a Roma, senza tuttavia scendere in campo nella fase finale della manifestazione.